I conti si fanno ovviamente alla fine, al secondo turno. Noi siamo già impegnati da queste ore a lavorare nelle tante realtà in cui andiamo a ballottaggio perché prevalgano i candidati del centrosinistra, del PD, delle esperienze civiche che abbiamo sostenuto e promosso. Credo anch'io che i dati del primo turno per noi siano positivi perché ci consegnano praticamente ovunque un dato direi omogeneo, nazionale, di competizione aperta dove i nostri candidati se la giocano fino in fondo praticamente ovunque. Noi ovviamente rileviamo il dato politico inequivocabile che riguarda innanzitutto i 5 Stelle. Mi pare evidentissimo quello che è accaduto, soprattutto nel segnale che è arrivato di grande difficoltà che ha il Movimento 5 Stelle a radicarsi e essere credibile quando si tratta di esprimere personale, profili utili a governare i comuni. Credo anche di poter dire che questi dati del primo turno dimostrano in maniera inequivocabile che l'unica alternativa a un centrodestra guidato dall'estremismo di Salvini sta nelle proposte che il PD con le sue coalizioni, col centrosinistra, con le esperienze civiche mette in campo nei comuni. L'unica alternativa a una destra che viene in maniera evidente egemonizzata da Salvini è un centrosinistra a guida democratica con le esperienze civiche che noi abbiamo sempre promosso e che rivendichiamo.